Esiste davvero un modo per usare Office gratuitamente? Bene, scopriamolo insieme! Ciao a tutti, sono Gianfranco e lavoro con Microsoft come Digital Trainer e siete sul canale ufficiale di Microsoft Expert Zone Italia, l'unico posto dove potrete restare sempre aggiornati su tutti i prodotti Microsoft, come Xbox, Windows, Surface e ovviamente Microsoft 365. Bene, ora parliamo di Office, o meglio di Microsoft 365. Sì, perché le applicazioni di Office sono ora racchiuse in Microsoft 365. Un fantastico servizio in abbonamento che include, oltre alle classiche applicazioni di Word, Excel, PowerPoint e Outlook, anche un utilissimo spazio extra sul cloud di OneDrive. Andando inoltre ad espandere le funzionalità e la sinergia complessiva di tutte le applicazioni gratuite Microsoft, come Microsoft Teams, Editor, OneNote e Microsoft Family Safety. Microsoft 365 si rinnova per integrare tutte le esigenze più richieste dal pubblico moderno, un'utenza che vuole rimanere sempre aggiornata e che vuole utilizzare Office su più dispositivi. Quindi, rispetto a una licenza Home and Student di Office, installabile solo su un PC o un Mac, di fatto è possibile, grazie a Microsoft 365, installare Office su tutti, e dico tutti, i vostri dispositivi, come PC, Mac, Chromebook e dispositivi mobile, senza limiti. Ma non solo. Infatti, Microsoft 365 e quindi anche Office può essere utilizzato su browser web, senza quindi la necessità di installare nulla, e su qualsiasi dispositivo e ovunque voi siate. Visitando office.com potrete utilizzare tutte le app della suite di Office nella loro versione gratuita chiamata Office sul web. Office sul web è pensato per un utilizzo di base, permettendovi di sperimentare le funzionalità di Office in modo completamente gratuito. Office sul web racchiude tutte le funzioni di base delle applicazioni di Word, Excel e PowerPoint, e per usarlo vi basterà essere in possesso di un account Microsoft. Usare Office sul web è facilissimo. Vi basterà visitare il sito office.com dal vostro browser web e cliccare su Accedi. Fate quindi login con le credenziali del vostro account Microsoft, o se ne siete sprovvisti, fate clic qui per crearne uno. E se siete in possesso di un account con una licenza attiva di Microsoft 365, potrete utilizzare anche su Office sul web molte delle funzionalità premium disponibili nelle app di Office complete, come una libreria di modelli preimpostati per non dover creare da zero i vostri documenti, un archivio di foto, video ed icone senza problemi di copyright da inserire nei vostri documenti e l'accesso alla collaborazione in tempo reale sullo stesso documento, ed inoltre il controllo avanzato dei testi di Microsoft Editor in molte altre lingue. Mancano ancora però molte delle funzioni desktop, come quelle basate sull'intelligenza artificiale, come ad esempio idee per progetti, per impaginare automaticamente le vostre presentazioni PowerPoint, ed il supporto ai modelli 3D. Office sul web, comunque, è un ottimo metodo per utilizzare Office in modo di base e fare pratica con le sue funzioni. Inoltre, vi permette anche di aprire i documenti che vi sono stati inviati e di modificarli, cliccando su Carica e apri dalla vostra home di office.com, e di conservarli, insieme a quelli che creerete in Office sul web, sulla vostra dashboard online. Essendo tutto online, Office sul web salverà i vostri file su OneDrive e questi saranno sempre disponibili da qualsiasi vostro dispositivo, ovviamente fino al limite di capienza di OneDrive, che è di soli 5 GB se si usa la versione gratuita. In qualsiasi momento, se avete bisogno di più spazio, potrete cliccare su Acquista le funzionalità premium per ottenere un terabyte di spazio cloud su OneDrive, che vi permetterà di aumentare lo spazio virtuale di tutti i vostri dispositivi e la possibilità di scaricare e usare la versione completa delle applicazioni di Office
tramite Microsoft 365. Ed infine vi ricordo che acquistando un dispositivo idoneo in un negozio specializzato potrete acquistare in abbinata Microsoft 365 ed avere subito a disposizione 15 mesi di servizio anziché 12, sia per la versione personal, pensata per un singolo account, sia per la versione family, pensata per la condivisione fra più persone. Quest'ultima vi permette di condividere la licenza fino a 6 account, ma è già conveniente anche se si dovesse utilizzare in sole 2 persone. Microsoft 365 è un abbonamento cumulabile fino a un massimo di 5 anni, quindi approfittate di tutte le offerte a vostra disposizione per allungare la durata del vostro servizio prima della sua scadenza. E ricordatevi che ogni dispositivo ha bisogno di Microsoft 365. E se volete diventare esperti di Office su questo canale, ma anche sui nostri social come Instagram e Facebook, avete la possibilità di diventarlo grazie ai tantissimi tutorial e guide approfondite pubblicate settimanalmente da noi di Microsoft Expert Zone Italia per aiutarvi a padroneggiare i segreti di Word, Excel e PowerPoint e ottimizzare al massimo il vostro lavoro su Microsoft 365. Quindi iscrivetevi e lasciateci un commento. Saremo lieti di rispondervi ed aiutarvi in ogni momento. A presto, esperti! Ciao!